così, Dai, 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 dai. Matti per il calcio, Wisp torna in campo dopo due anni con i sorrisi, torna con la gioia di centinaia e centinaia di atleti che hanno ripreso le attività in decine di comitati della WISP in tutto il territorio nazionale, e torna in questa tre giorni a Cesenatico per rappresentare quanto lo sport, il nostro sport, lo sport sociale, possa veramente essere uno strumento per promuovere corretti, sani stili di vita, soprattutto promozione della salute. La prima manifestazione del settore calcio WISP nazionale, una grossa opportunità per questi ragazzi che gravitano i centri di salute mentale di tutta Italia, e voglio dire una bella ripartenza, una bella partecipazione, delle belle squadre, delle belle persone. Il turismo sportivo è una delle caratteristiche della città di Cesenatico e del nostro territorio. Oggi coroniamo una stagione sportiva e una stagione turistica con questo importantissimo evento che sono Matti per il Calcio. Questa è per noi la prima occasione di ospitare Matti per il Calcio in Emilia Romagna, per noi è davvero un appuntamento importante, è un'iniziativa manifesto di quello che la WISP prova a fare tutti i giorni, anche grazie al bando della legge 8 dell'Emilia Romagna a cui è candidato, speriamo con ottimi risultati. Settembre l'abbiamo sempre dedicato alle manifestazioni sportive di ogni tipo. Ospitare un evento come questo credo che sia qualcosa di magnifico, perché riusciamo ad unire lo sport, in questo caso, al tema del sociale. Al fatto... Che gol! Io gliel'ho detto, la metto lì! Me l'hai messa! Ragazzi, foto continua onore! Mi sento proprio veramente una certa tranquillità. Poi è anche terapeutico, perché poi ai nostri livelli è una terapia questa. Quindi mi fa sentire come se prendessi una medicina, ecco. Mi fa sentire meglio. Ho avuto i miei periodi di disagio, mia mano poi li ho superati, ecco, grazie alla squadra, perché poi l'ho detto. Ci interfacciamo con i ragazzi proprio non in termini di tu hai questo disagio e quest'altro, ma ok, gli atleti, quindi abbiamo dei ruoli in campo, abbiamo delle regole da rispettare e dentro queste ci muoviamo. È proprio un portare dignità al fatto che possiamo tutti avere delle difficoltà. Occhio Gustavo, allargati di là Giuliano! Gustavo, fermati di qua! Il legame è iniziato proprio a crearsi quando il tirocinio si è concluso e io ho iniziato a tutti gli effetti a far parte della squadra, perché non è più una relazione operatore-utente, ma diventa proprio una relazione di compagni di squadra, non so come dire, cioè di amicizia. Infatti io sono qui, ma sono qui in veste di amica, di giocatrice, non come un'operatrice, anche perché non lo sono. Ed è proprio bello questo, cioè il legame che si crea è proprio bello perché è un legame paritario, cioè non ci sono differenze tra me e loro. Fate così il rigore, Fate così il rigore. Se vi commette la faccia, ma occhio l'uomo, tre di nuovo, vai Fabio! Pronti? Fuori! Buona, buona, buona! Io che sono un ragazzo che faccio poca amicizia, diciamo che il calcio mi ha aperto e ho avuto il modo di conoscere veramente tante persone, tanti amici, tante squadre, sia nel calcio normale ma soprattutto nel calcio dei disabili, perché io veramente ho fatto tanta amicizia. Bravo Claudio, migliore in campo! Grande! Bravo Claudio! Bravo Claudio!